Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La conversione in legge del decreto legge del 9 maggio 2018, numero 44, recante misure urgenti per interventi di cui l'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, numero 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione e di recupero o di tenuta occupazionale relativa a crisi aziendali, ci vede impegnati relativamente al grave problema nelle aree di crisi industriale e quindi uno dei problemi più seri che il mondo del lavoro si trova di nuovo ad affrontare. Oggi questo problema lo affrontiamo entrando nello specifico delle due aree della Sardegna, ma domani potrebbe riguardare altri con le stesse specificità e problematiche. Quindi tutte queste aree soggette a forte recessione economica e perdita di occupazione, segnando nuovamente una grande ferita sulla nostra politica industriale, non solo per il territorio in considerazione, ma per tutta la nostra nazione. L'insieme delle imprese, grandi o medie che siano, oggi si trova nuovamente ad affrontare un problema serio che lascia sul campo non solo le stesse imprese interessate, ma anche un numero cospicuo di centinaia di altre realtà ad esse collegate nell'indotto produttivo. Un indotto rilevante, fatto di tante realtà, le cui perdite segnano nel profondo una ferita sempre più difficile da rimarginare proprio per tutto il sistema industriale stesso. Per questi semplici motivi, dal 2015 e negli anni a venire fino all'anno in corso, si è data facoltà alle regioni di richiedere la proroga di questi trattamenti in deroga. Con il presente decreto si va quindi ad aggiungere ulteriori risorse per rifinanziare queste richieste. Si chiede responsabilmente di stanziare 9 milioni di euro per non lasciare 1.000 famiglie di lavoratori senza lavoro e quindi senza un reddito. La riflessione è e deve essere immediata. Qui si parla di un tema molto caro, signori. Qui si parla di lavoro. Quel lavoro che necessita di dignità, di garanzie, di attenzione e di una programmazione seria. Per fare questo non servono bacchette magiche o professoroni, serve solo una cosa, la buona volontà. La stessa volontà che ha mancato ai governi precedenti, la volontà semplice di fare scelte per ciò che è giusto. La stessa volontà che oggi ci deve portare a riflettere non solo sul tema assistenziale degli ammortizzatori sociali, ma soprattutto sul serio futuro di aziende e lavoratori. Questo nuovo metodo dovrebbe interessare in primis gli amministratori regionali delle aree interessate, che ad oggi dovrebbero sentirsi obbligati ad una seria e dignitosa riflessione sul loro operato amministrativo. Di fatto non ritengo che decreti come questo che stiamo trattando possano risolvere una crisi annosa come quella che sta vivendo la Sardegna oggi, ma ne capisco la necessità. Le risorse già assegnate credo che oggi possano essere solo di aiuto verso una boccata d'aria immediata all'industria e ai lavoratori sardi. Ci auguriamo infine, per il bene di tutti i cittadini, che da oggi in poi, con la nostra squadra al governo e con le nostre idee spese sul campo, in modo responsabile e costruttivo, si possa riportare il sistema lavorativo al centro dell'agenda di governo. E il mondo del lavoro verso una vita normale in un paese normale.